Valizzi. Oggi sì, Sandy Marton. Molto bello. Molto 62? Bello. Avevi un buon rapporto con Sandy Marton? Io? Beh, non l'hai mai conosciuto? Non mi è mai capitato di incrociarlo, mi sinceramente. Molto, mi piace molto. Tu quando l'hai incrociato? Io più volte. Sandy Marton. Io l'ho incontrato diverse volte. Sì, sì, famoso per questa canzone e basta. E basta, ha fatto solo questa, a differenza mia che non fate 40. Però Richard, io so che Sandy ha avuto una relazione segreta con Esther, Come ti permetti? Caro Richard. Gira questa voce da diversi anni nell'ambiente musicale romano, io tendo a smentirla. Perché rosichi. E difatti adesso io mi sono rifatto con... Ti sei rifatto Cinzia. E basta, nel senso. Mi sono rifatto Cinzia. Con Cinzia. Cinzia. Mi sono rifatto con lei, Sandy Marton. Vieni qua a dirmi la verità in faccia. Ti do appuntamento a Nemi nella mia villa. Una domanda, caro Richard, invece di minacciare Sandy Marton. Ma Cinzia potrebbe aiutarti in qualche modo alla ricostruzione della tua dentatura? Perché oggettivamente. Io parlo benissimo. Inizia a essere un problema questa mancanza totale di denti. Io parlo benissimo e nel frattempo compongo anche musica. Sì? Faccio le mie canzoni. Tipo L'anno del Signore. L'anno del Signore. E Forza Tammy Abraham. Ah sì? È il nuovo brano. Sentiamolo un po'. Non posso ancora rivelarlo. Ah, perché è ancora in costruzione. È una chicca che ci rivelerai a tempo debito. Ora scusatemi, ma vedo il mio frullato. Me lo vado a prendere con la mia cannuccia. Esatto, ma che cosa mangi solitamente, visto che non hai i denti? Di cosa ti nutri? Mangio la mattina alle 6:30 il mio frullato alla banana e zucchero. Solo frullati mangia bene. Alle 13:40 il mio frullato di cracker integrali e salmone. Ma che cacchio di frullato è? Alle 17:23 prendo il mio frullato fatto di meringhe, cioccolato e sale. Ma vive di frullati lei, scusi. E di sera finalmente posso godermi un bel pollo frullato. Un pollo frullato. Frullato con un po' di maionese e semi di sesamo. Che sozzeria, scusate. Molto spesso la mia amica Gatoni mi ha consigliato delle mandorle, ma preferisco altri alimenti. Vabbè, niente. Non riesco a masticarle. Perché non si possono frullare. Le frulla il pollo, a sto punto tritti pure le mandorle. Che cosa frullo io? Il pollo. Che cosa frullo io? Pollo! Che cosa frullo? Quello che me lanciate ogni sera! Un pollo! Valizzi. Aurelio. Questo ho visto la partita ieri. Roma-Empoli. Non ti ha convinto? L'Empoli, squadra gloriosa. Gloriosa. Squadra con un numero di retrocessioni invidiabile. L'Empoli esce in campo con un problema fondamentale. Quale? La melma nella testa. Dai, questa melma. Erano tutti giocatori melmosi. Stojanovic, Bandinelli, Giurkovski. Erano tutti pieni di melma. Mentre correvano, la melma gli usciva dalle orecchie. Andando avanti. Era il campo dell'Olimpico sparso di melma. Superando e per questo concetto di melma. Che Mourinho ha detto che è il campo peggiore della Serie A. Perché è l'unico campo pieno di melma. Vabbè. A causa dei giocatori dell'Empoli. Grazie. Melmosi. Grazie, melmosi. Gianpaolo. Melma. Valizzi. Buongiorno ragazzi. C'era mio figlio che vi voleva dare un saluto. Jacopo Palizzi. Forza Roma. Palizzi. Arrivo, d'accordo, l'incontro. Sì, d'accordo. Perché un incontro. È un super live, credo. Lo stracchino stagionato sulla tavola. Ma non è così il tempo. Poi creo l'atmosfera. Poi arriva la mano dentro la mutanda. Ma Calif. Poi si procede con la campagna elettorale. Ma sempre con la mano. Mutande strappate per la strada. D'accordo, ma poi famo lo stadio a Tor Vergata, così Bonello condivide piamo la gru do professore. Ho la temera io. Spostiamo l'Olimpico a Tor Vergata. Dai. Ma poi torniamo con la mutanda toccata con la mano. No. Si festeggia tutti insieme. Pensi ciò che è fatto. È tutto a posto. Valentina, sì, d'accordo, ma poi. Tua mano? No. Tutto il resto è noia.
Io ne approfitto per chiedere scusa alla famiglia Califano. Non ho detto gioia. Ma doia. Maledetta doia. Valizzi. Claudio, te faccio un grande bocca al lupo. Ma io ti ringrazio, Califfo. E ti auguro il meglio, perché in Inghilterra sono strani. Ho capito, però se devi scatarrare mentre mi fai gli auguri, non mi sembra il miglior punto di partenza. Claudio, per cui... mi ricordo la tua impresa inglese. Grazie. Ancora oggi scritta sui libri di storia. Beh, ti ringrazio. Viva la verità. In Inghilterra. Per cui? Se tromba. Beh, io ho trombato parecchio, ma pure il mio sosia. Se vi ricordate, ci fu la storia del mio sosia che si spacciava per me. E se ne è trombate parecchie. E quindi fate capire. I mortacci sua. No, ma non si dice. Sto sosia ha utilizzato la tua immagine per trombare. Esatto, è andata proprio così. Per cui li mortanguerieri. Ecco, forse è meglio di allora ti consiglio e ti auguro un futuro migliore. Io ora torno nel paradiso degli artisti. Dove se magna a carne, a goda a vaccinare a mortazza. Ecco, posso venire con te così almeno. No. Valizzi. So Catu Cotu e Nardo, tre bei cronisti da radio. Se solamente alle 7 tu accendessi la radio, potresti sentire anche dei bei cori da stadio ed urlare così. Altro che Nisi e Palizzi, no, ci associamo, che... potresti ridere qui. Se solamente tu accendessi questa cazzo di radio, potresti allora, sentirli, ma... sì, su Teleradio Stereo 92.7. Ma è e ultimo, con loro iniziare alla grande il mattino, senza ombra, senza tristezza sul faccino, e goderteli qui. Grazie. Vabbè, io potresti goderteli qui. Ma continua. Valizzi. Mio centrocampista ideale, un nome triste, cupo, Morten Torsby. Valizzi. È proprio l'uomo di maggiore esperienza insieme a Rui Patricio di tutto il reparto arretrato, perché gli altri sono tutti giovani. E per doti tecniche, caratteriali, di esperienza, eccetera, ti viene a mancare costantemente. Non ci puoi più, non puoi più sperare. Tra tre settimane vediamo, perché ogni volta è tra tre settimane una partita e poi tra altre tre settimane. Poi se si rimetterà, siamo tutti contenti. Che te cazzo te ridi te, scusa, stiamo a parlare di un disastro. È uscito fuori il... Uno fa un discorso e si gira, questo sta sempre a ridere, ma che te ridi? È uscito fuori Luis Enrique che c'è dentro Valentina Catoni. Che cazzo ridi? Esatto, ma cosa ridi? Avrò diritto di fare un sorriso ridi alla vita, di sorridere alla vita. Ma per carità, certo. Però ma devi capire una cosa. Ma quando, è tutto divertito, ma stiamo parlando di una tragedia. Da ridere. Quando gli altri parlano e te ridi, non è proprio educatissimo, capito? Valizzi. Un altro motivo della mia precedente ilarità è legato a una notizia che stavo leggendo. E vorrei anche il parere del personaggio in questione, che potrebbe essere in studio con noi. La regina Elisabetta manda un messaggio a Umberto Bossi. Ah, grazie per le condoglianze. Sentiamo come ha reagito Umberto Bossi. Mamma mia. Grazie, questo è il comizio dell'ex leader. Grazie a questi comizi la Lega Nord ha raggiunto vette enormi nel corso degli anni. Ha conquistato l'Italia a metà degli anni 90. Grazie a questi contenuti memorabili, ricordiamo. Io veramente. Comunque, ragazzi, immaginare uno scambio epistolare tra Bossi e la regina Elisabetta mi commuove, cioè, un po', mi orgoglisce. Ma tu mi stai dicendo che la regina Elisabetta ha pastrugnato con Bossi? No, adesso questo lo dice lei. Cioè, non è che. Immaginiamo la scena. Come on, Umberto, come here. La Lega. Dai, l'unica ragazzi parola che riesce ancora a dire è Lega. La Lega. La figa. No. Umberto Bossi. Ma no, sì, onorevole. Valizzi. Sto zio. Solo un zio meritava attenzione e zio considerazione. Bentornato in diretta, Italo Zanzi. Buoni serie di quando voi, ben trovata, grandissima Matteo Giordana in cabina di regia. Matteo Giordana. Un grandissimo fonico di questa trasmissione, bellissima, su Radio Globo, grandissima, bellissima. Siamo su Radio Globo, no, senta. Voglio fare i complimenti a questa nuova direttora generale di AS Roma, grande Andrea Mingardi, grandissimi giocatori, grandissimi. Andrea Mingardi. Ex giocatori di AS Roma, grande. Come
guardi, Pietro Berardi. Voglio salutare anche mia zia all'ascolta, grandissima, mia zia Victor Di Barbo, grande mia zia. Va, buonasera. Buonasera, dico ne voi, grandi Pasqualozzi. Scusi. Questo penso sia il personaggio più bello di sempre. Sua zia si chiama Victor Di Barbo. Mia zia si chiama Victor Di Barbo, anche una grandissima sorella, grandissima altra mia zia, grandissima, grandissima. Salutiamo Seydou Dombia, grandi. Quindi erano parenti? Erano parenti. Ora abbiamo grandi apparentata, sì. Grande, grande, tutta una cosa in famiglia. Si chiama tutto mani magna. La ride Zanzi dall'America. È un messaggio finale di augurio per la sua ex squadra. Messaggio di augurio a tutti quanti voi, visto che oggi è esattamente 7 ottobre. Auguro a buona Pasqua a tutti quanti voi l'ascolti, a tutti i romanisti. Brava! Ma brava a chi? Ma brava a chi davvero? Molto ma lucido ma Zanzi. Cosa stiamo dicendo? La Pasqua non è ottobre. Ma che dite? Ma perché? Palizzi, palizzi, palizzi. Uno che sicuramente, ragazzo, se si candidasse vincerebbe al primo turno. De Rossi. Pallotta. Ah, Pallotta, no, certo. Forse Pallotta, forse proprio lui. Forse ho scelto il personaggio sbagliato. Pallotta, scusate, perderebbe al pallottaggio. Io boh, vabbè. Veramente, ragazzi. Palizzi, palizzi, palizzi. Un giorno mi trovo al policlinico Torino Laringoiatrico. So sono... C'è sta Smalling, oggi c'è star sole. Per infilarsi occhiali e si è staccata un'orecchia. Palizzi, palizzi, palizzi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno Ale. Sentiamo, insomma, il Festival della Retorica, sentiamo. Mi sembra che nessuno oggi sui giornali dica delle cose abbastanza chiare e abbastanza evidenti. Tipo? Su cosa? Che si può fare una sintesi abbastanza evidente, abbastanza elementare, se vogliamo. Ma su, no? Cosa? Facciamola. Non credi, Valentina? Io credo, ma dimmi su cosa, però non abbiamo un argomento, scusa. L'Italia di Florenzi vince gli europei. Non ha giocato. L'Italia senza Florenzi viene eliminata dalla Nations League. Vabbè, mi sembra una sintesi un po' troppo severa. Questa cosa non la dice nessuno. Tanto stamattina paragona una competizione a una gara singola, scusi. Questa cosa non la dice nessuno. Ai ai ai, ragazzi, non la dice. Siete solo buoni a sparare le dame su Alessandro Florenzi quando sbaglia una diagonale, quando sbaglia una giocata. Quindi, sempre, pur non disunendo mai il suo gruppo. Sì, è la cosa più importante. Lo dice lei questo. Perché il gruppo deve essere sempre unito. Comunque io sono campione d'Europa, senza di me la nazionale è stata eliminata dalla Spagna. Per farle capire il tema Florenzi, questa cosa non la scrive nessuno. Sky sta mandando gli highlights del Milan e l'unica immagine di Florenzi è Florenzi che spara un cross alto in curva. Questa cosa può essere anche vera, che rappresenta peraltro, è verissimo. Ma la cosa, che tu devi, la cosa che tu devi notare non è tanto il cross sbagliato, che può capitare, è capitato anche ai più forti terzini. Può abbassare un po' il tono della voce, scusi. Ma la cosa che devi notare con Tommaso un altro, è che il Milan è un gruppo unito, anche grazie al mio arrivo, sì, anche grazie al contributo dei senatori. Ma non lasci dire agli dei altri. Grandi leader di questo spogliatoio, che ricordiamo sono Frank Kessié, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi. Sono stati nominati i tre leader indissolubili per esperienza. Cotumascio, quanto sono contento di vederti stamattina. Grazie, Cotumascio, senti Cotumascio, dimmi la verità. Cotumascio, dimmi la verità. Irene, Roberta e Chiara, che hai appena salutato Cotumascio, raccontami la verità, quanto ci hai pastrugnato. Sono colleghe. Palizzi, palizzi, palizzi. Senti che t'arrivo a dire. Scusa, poi uno di loro dice fa le parodie, esagera, mette alla berlina determinati personaggi. Ragazzi, oggi veramente a pagina 28 della Gazzetta. Che succede a pagina 28? Spezia. Oh mamma mia, Spezia, dai. Piace in culo in difesa. No! Ragazzi, poi dice uno... Uno fa le parodie. Capito. Ma se Tiago Motta prende in culo, e allora c'è tutto un disegno chiaro proprio dietro allo Spezia. Questa ironia di bassa legata, adesso non me l'aspetto. Capito, però. Poi in difesa. Ma tu prendesti? Scusate, non andiamo avanti con questo discorso. No. Guarda, mi sento di dire no per chiudere questo discorso. Per quanto? Comunque no. Per quanto io un'esperienza farei con Smalling in queste condizioni, io un culo obierei. Palizzi, palizzi, palizzi. Richard, beh, tu per esempio, Cinzia, cosa ne pensi? Mi sono appena svegliato. E te pare? E finalmente davanti a me ho una colazione favolosa. Esatto, che cosa mangia Richard Benson a colazione? Io davanti a me ho un bivio. Davanti a me, alla mia sinistra, ho dei biscotti clamorosi di cereali. Non puoi mangiarli, non hai i denti. Di cioccolato, buonissimi ma troppo croccanti. E non hai i denti, Richard. Alla mia destra c'ho un frullato de melma e morte. Melma. Che mi guarda. Perché? Cinzia, che me devo mangiare? Ma no, il mashup da vedo una persona che entra nella clinica. Chi è questa persona? Scusate. Buonasera Richard. Ma chi sei tu? Scusa. Buonasera Richard, sono il tuo vate. Il mio vater? Ecco, perfetto, lo sapevo io. Il tuo vate. Vate. La mia ispirazione. Ecco, meno male, va. Tuo maestro. Piacere Richard Benson. Tuo maestro di vita. Io sono il tuo unico vero
maestro di vita. Richard, tu volevi essere in giovane età una grande rockstar, una rockstar internazionale. Ma come cazzo ha fatto ad entrare a questo? Sei diventato invece un povero fallito del rock, diciamolo chiaramente. Ma come ti permette, scusa? La gente che ti tira i pomodori e i polli. Cinzia, caccia via questa persona. Durante i concerti. E adesso sei un vecchio che ha perso tutti i denti. Io resto un grande artista, tu sei soltanto un poveraccio. Una carriera trionfale, Richard. Ti stai approfittando di me solo perché sono anziano. Mangia questo frullato di ora melma e morte. Che schifo. Che schifo, ragazzi, comunque. Dai. Palizzi, palizzi, palizzi. Buongiorno a tutti, bentornati su Radio 6. Alla mia sinistra, Buzzanca e Pantano. Chi è? No. Ma no! No, no! Ma allora? No. Ma che modi sono in questi? In cabina di regia, bentornato Francesco Campo. Ci sei mancato come l'acqua. Intanto lo salutiamo, Francesco. Grande Francesco. Adesso la sigla della mia trasmissione. Bentornati. Sentiamo, godiamocela tutta perché è una bella, cosa meravigliosa. Gran pezzo questo. Alza a base, questo è un gran pezzo. Una sigla che ha cambiato completamente le sorti della televisione italiana nazionale popolare. Prego. Una vera monnezza sta musica. Ma che è? Ma chi l'ha composta? Ragazzi, per risveglio. Senti, senti come parte sul ritornello adesso, Fa famiglia, vero? Bravo. Papara papapa. Palizzi, palizzi, palizzi. A parte c'è un altro sogno che è Maurizio Gasparri come opinionista, ma insomma. Sentiamo. Allora, l'opinione di Gasparri che fa fatica a esprimere opinioni sul rinnovo di Pellegrini, sulla Nations League, sul tempo, sulla gnocca. Può toccare ogni argomento, ragazzi. Ragazzi, a 360 gradi senza limiti. Cambiate squadra se non vi volete abbonare a Roma. Cambiate, ve lo dico io che dovete fare. Cambiate squadra. Ma ci abboniamo o no? Oh no! L'equipaggio. Ecco. Vabbè. Comunque ho notato che dalle 8:30 in poi sono solo versi. Non abbiamo fatto altro che versi. Sono solo versi. Palizzi, palizzi, palizzi. Marco Giovannetti risponde: non vedo l'ora di abbonarmi. Io sento una voglia di pastroniera stamattina che mi sta travolgendo. Marco, ma che modi con chi vuole realizzarla? Ma Michael Jordan no. Cotomaccio meglio proprio di no, perché proprio non mi pare il caso. Perché non le pare il caso? Oh, perché dopo potrei avere delle reazioni fisiche assolutamente sgradite. E quindi va su? E quindi Valentina, insomma. Valentina, fai qualcosa. Ma dopo le 10. Rocco Papaleo, dai. Una colazione a Ponte Milvio. Concediti. Ma c'è da fare. Una partita anche di padel. Vuoi giocare, Rocco? Vieni perché mi piace che ti metti a giocare a padel e vedo il tuo sudore. Proprio. Ma che schifo. Ti vedo tutto sudata. Mi piace proprio l'immagine che ti vedo tutto sudata. Tanto metterebbe anche una Cadogna al rapporto con le palle del padel, no? Mi piace questa osservazione. Certe mine, è vero. Ah, quindi tu le tratti bene le palle? Un saluto da Orazietto il gondoliere e da Giorgetto Swarovski. No, volevamo dire Forza Magica Roma. Forza Magica Roma. Forza Magica Roma. E lo diciamo tre volte perché ci crediamo. Ma dai. Palizzi, palizzi, palizzi. Buongiorno Luis Enrique. No, adesso no, però Luis alle 7:20 ho educato però oggi ci sta, ha perso la io sono triste, sono arrabbiato e chi se ne importa, ho perso la Nations League per un gol fuori gioco. E mi state anche prendendo per essere non credo che mi riprenderò facilmente. Cos'è questa musichetta? Oggi è carichissima. La musica spagnola, Luis Enrique. Grande Mirko Vanocore. Oh, che bello. Grande. Oggi tutti i nostri personaggi daranno il bentornato. Ti avevo convocato per la Nations League. Non ti sei presentato. Non è spagnolo. Perché Cefani mi ha detto: possono giocare solo spagnoli. Appunto, non mi piace più questo calcio antico. Ha stupito questa notizia. Un innovator del football. Cefani, non capisci niente. Ha capito. Dove sei? Sloveno, no? Ma uno che sei sloveno, cosa capisci del football? Su questo sono d'accordo, ragazzi, comunque. Chiaramente ci scusiamo con gli sloveni all'ascolto. Volevo fare una domanda. Che vuole? Ecco, vabbè, volevo fare una domanda a Luis Enrique. Che mi ha stupito molto che dei tanti nomi fatti da Luis Enrique, dei vari convocati non spagnoli,
in questo lungo, lunghissimo elenco, non sia mai comparso il nome, neanche per scherzo, di Alessandro Florenzi. Come possiamo spiegarcelo? Perché Florenzi... Tu stai dentro una brutta persona comunque. Florenzi non si può guardare. No, adesso io mi dissocio, ragazzi. Mister, da educazione. Mister, a me dispiace questo suo punto di vista, sinceramente. Mister, mi dispiace molto anche perché noi ci siamo sfiorati. È vero. Che senso? Ci siamo sfiorati l'anno di Luis Enrique alla Roma. Sì. Ricordate dove ero io? Al Crotone. Al Crotone con Mirko Bonocore. Esatto. A fare che ci siamo conosciuti quell'anno e poi è stato feeling immediato tra me e Mirko Bonocore. Come ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti: Mirko, Ale, strappone. No, è subito, no, questa è... Mirko non è esitato poi. È stato un feeling immediato subito la prima sera. Mi senta, ricordo, Florenzi, mamma mia, ma che perché non è stato preso in considerazione da Luis Enrique? Perché sono infortunato. Che ha chiamato persino Cotumaccio. Sono chiaramente infortunato, altrimenti il mister mi avrebbe preso in considerazione. E lei avrebbe accettato con la Spagna? Giustamente, perché io amo i gruppi uniti. Il gruppo della Spagna è un gruppo molto unito. Ma gioca a testa alta, Florenzi. Sì. Io non lo vuole questo. No, ma non lo vuole. Io non lo vuole. Ma non sa più parlare. Fa schifo questo. Ma non è vero. Luis, comunque, vado a fare una per una volta comprendo Luis Enrique. Ti ha vinto l'Europeo? L'Italia. Ti ha vinto l'Anxious League? La Francia. Porcaccia la vabbè, adesso. Arrivederci, Luis. Carico di Luis. Valizzi. Volevo ringraziare. Chi? Alberto Dallaratta. Che poi Alberto sempre Dallaratta. Sarà lo stesso con te. Secondo lui viene Dallaratta. Ieri è venuto a casa mia, Alberto Dallaratta. Va bene. Quindi a secolo è Alberto della Ratta, ma quello che viene a casa vostra è dalla Ratta. È venuto con un secchio pieno di zanzare morte. Mister, questi sono i risultati della zanzariera. Che schifo. 800 cadaveri di zanzare, tutti per lei, per la sua cena. Possiamo dire, grazie Alberto dalla Ratta. Valizzi. Ho scritto io quel pezzo. Sì. Sì, guarda. Comunque, avverto, scusate se. Questo è Road Trip. Che meraviglia, sentiamo, dai. La trasmissione è sempre più imbarazzata. La trasmissione mi ha rotto le palle. Ma è tempo almeno. Con questi due petomani in conduzione, analfabeti funzionali vergognosi. Infunzionali. Cacciateli. A Cotumaccio gli puzza la fiata. Ma dai. A Nardo gli puzza qualcos'altro. Ma no. Dai ragazzi. Gli puzza qualcos'altro. Io veramente sono e mi sono rotto i Valizzi. Mitica Vale, l'equipaggio. Stamattina sento un gran bisogno di andare in porto con te. Anche con tutto l'equipaggio. Anche senza equipaggio volendo. C'è ce la posso vestino. Fare da solo. Tutto l'equipaggio vuoi. Senti che respiro. Vogliamo lasciare da solo con Rudascio e andiamo in porto con te da soli al bagno. Mi sembra il Carlino della mia vicina. Per ieri favore. Viene anche Giulio De Cesare. No, ma no. Andiamo tutti quanti in porto con Mirko Bonocore. Ma Mirko c'è proprio. Scusi Galeazzi, ma il vessillo è in condizioni? Il vessillo è bello arzillo. Mai stato così arzillo il vessillo. Possiamo andare all'HD oggi storico. Mattina, siamo pronti. Ma se va al fanario Sol, per favore, mi pare siamo pronti. Cioè, qua è un rattolo. Ma cosa siamo pronti e fa che? Valizzi. No, rispettiamo. I miei capelli. E vivo sempre insieme ai miei capelli. Che quelli di Cotumaccio fanno schifo. Io raga, non lo dice il testo questo. Miei capelli. Non lo sostiene il testo. Quelli di Cotumaccio sono unti, fanno schifo. Addirittura unti, forse è un po' insieme ai miei capelli. Comunque poi c'è una che si tocca una sisa sul per la via del corredore. Posso vederla, grazie, scusa. Faccio vedere. No, io l'ho chiesto prima io. Scusa, l'ho chiesto prima io, però. Ma Ambedio. Valizzi. Buongiorno. Buongiorno, adesso lei si trova a essere leader di un movimento e fa un po' di fatica. Ci siamo ritrovati nella melma più oscura. Sì. Purtroppo il faro che illuminava la nostra politica si è inesorabilmente spento. Inesorabilmente? Purtroppo ci siamo trovati in un terremoto politico che non ci aspettavamo. Perché si è aperta forse lei? Sarà il suo linguaggio che non lo porta. L'Italia ha scelto il centro-sinistra.
Ha fallito, è vero, il centrodestra, ma abbiamo fallito anche noi. Ecco, se, perché forse questo è il punto, no? Mi dica. C'è il centrosinistra, c'è il centrodestra. Voi, caro Conte, ma dove state? Che cacchio, perché la gente non riconosce, capisce. Più, perché una volta eravate l'antipolitica. Ma adesso, scusi, che scusi, siete? Mi lasci dire. Mi siete un po', capito, immersi nel sistema. Oggi intralazziamo un po' di qua e un po' di là. Scusi, che strategia politica è? Con questo sorrisetto poi, scusi. Cerchiamo, Conte, di strizzare l'occhio un po' da qua a parte e un po' da quell'altra. Ma perché parla in romano, mi scusi, Conte. E vediamo dove potremo legare. A quale corrente, su quale onda surfa? Vediamo un pochino dove ci porta la mano. Se magari dentro la mutanda, no, scusi, o dentro il panino, la mortazza. C'è una trasformazione in corso. Sì, d'accordo, una sconfitta. No, mi scusi, però mi lasci dire un'ultima cosa. Ma guardi, sta facendo tutto da solo. Io credo, credo che il Movimento Pazzito. 5 Stelle abbia inesorabilmente pagato il passo indietro di un elettore storico che avevamo sempre avuto dalla nostra parte. Chi sarebbe? O professore adesso, Alessio Nardo. Ma adesso questo dice lei. Questo dice lei. Palizzi, Palizzi, Palizzi. Buongiorno ragazzi. Oggi sono molto molto contento, perché se ficca Cotumaccio con quel maglione c'è speranza per tutti. Ma addirittura, Valentina. Ma dissociati. No, no, come vedi io non mi pronuncio, perché prendi le distanze. Preferisco non dire nulla, guarda. È un maglione vintage questo. Carità, richiama anche anni passati. Comunque ficca, io faccio l'amore che è diverso. Palizzi, Palizzi, Palizzi.